Quando siamo un pochino giù di corda, un abbraccio ci tira sempre su. I gesti di fiducia, di carità, di amore sono una risoluzione per tanti mali. A volte basta poco, un sorriso. Io vi do un abbraccio fortissimo. Il Vangelo di oggi è quello di Matteo, capitolo 7, versetti 7-12. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce, gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro, che è nei cieli, darà cose buone a quelli che glielo chiedono. Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Noi abbiamo sì fiducia in Dio, però io scorgo una carenza che è di tutti. Come entrare in sintonia con Dio? Perché ricordiamoci che la religione cattolica è l'incontro con una persona, è l'incontro con Gesù, l'incontro con la Trinità, quindi l'incontro con Dio. La fede è matura quando noi abbiamo la certezza che il Padre ci guarda con amore tutto il giorno, che siamo i figli. Se non abbiamo questa consapevolezza, noi le richieste non le facciamo, oppure se le facciamo male, e appena non riceviamo la risposta adeguata, accantoniamo il problema e accantoniamo Dio. Sbagliato, sbagliatissimo. Noi dobbiamo imparare a chiedere, a cercare, a bussare. Ce lo dice il Signore. E quando chiediamo, cerchiamo e bussiamo, Dio è attento alle nostre richieste e subito si mette all'opera per realizzarle. Questa consapevolezza profonda, vera, autentica, è la nostra felicità, sapere che qualunque siano i momenti terribili della vita, i più assurdi, Dio ha sempre un varco per farceli attraversare. Ogni ferita, e ne portiamo tante di ferite dentro, ha una sua feritoia. Quindi Dio ci cura attraverso le ferite, perché è allora che noi dobbiamo veramente imparare a pregare forte. Dio si prega sempre, lodandolo quando siamo nei momenti belli, pregandolo e lodandolo sempre, perché l'incontro con Dio avviene spesso attraverso il dolore, attraverso la sofferenza. E Dio viene a dirci che se non c'è Lui, noi non attraversiamo il ponte, siamo come prigionieri dell'acqua vorticosa del fiume. Quindi impariamo a parlare con Dio. Non è una sciocchezza, perché è la mia esperienza, perché non lo devo dire. Qualunque cosa noi chiediamo, il Signore già l'ha ascoltata. Anzi, prima che noi la formulassimo, il Signore ha chiaro quello che noi stiamo per dire.
E questa consapevolezza vale tutto, è il bene sommo, perché altrimenti resteremmo soli e sperimenteremmo che cosa? Che gli altri non hanno la bacchetta magica, che questa fiducia eccessiva negli altri è mal riposta, perché l'altro è imperfetto come noi, debole come noi, povero come noi. Ci può dare certamente un aiuto, guai se noi non vedessimo nell'altro l'orma di Dio. Ecco perché è importante la testimonianza d'amore. Però ricordiamoci che è soprattutto ricorrendo a Dio che i nostri problemi si risolvono. Come? Magari Dio ti fa incontrare quella persona, ti fa fare un'esperienza, ti manda un sogno per aprire una strada, un'autostrada. Quindi fidiamoci veramente del Signore. Imparare a chiedere, a bussare, a cercare. Ma noi chiederemo, busseremo, cercheremo se avremo la consapevolezza assoluta che Dio conosce i nostri problemi, che siamo Suoi figli e quindi ci affidiamo a Lui come un padre. Anzi, l'amore di Dio è più forte, infinitamente più forte dell'amore che hanno i genitori per noi. E poi sperimenteremo che la vera paternità è solo quella di Dio e che i nostri genitori sono i genitori a cui Dio ci ha dato in affidamento. Arrivederci.